Signori, domani il Napoli torna in campo e affronterà il Lecce, squadra che ultimamente non sta proprio vivendo un momento bellissimo. E aggiungiamoci che Gotti è anche sull'orlo dell'esonero. Quindi noi domani potremmo essere quel boia che può tagliare la testa, metaforicamente parlando, al mister Le del Lecce. Sarà così? Lo scopriremo domani, però noi oggi andiamo a fare un po' l'analisi dell'avversario. Allora, signori, innanzitutto bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi che è totalmente gratis. Io sono Dario detto il Darion e oggi vediamo un po' il Lecce, la squadra che affronteremo domani. Oggi il video sarà un po' diverso rispetto agli ultimi, a quelli fatti finora, perché ho voluto un po' alleggerire, diciamo, il video mettendovi soltanto i numeri e le statistiche che a mio avviso sono quelle più, diciamo, indicative. Quindi non vedremo la solita schermata di FBref con tutti i numeri uno a uno, ma vi metterò soltanto quelli più importanti. Poi a conclusione vedremo anche le formazioni. Detto questo, partiamo subito e partiamo ovviamente dalla classifica. Allora, il Lecce, ragazzi, come ho detto nell'intro, non sta vivendo un periodo proprio bellissimo perché attualmente si trova al 19° posto, sono penultimi in Serie A con soltanto 5 punti raccolti, una vittoria, due pareggi e 5 sconfitte con 3 gol fatti in 8 partite e 18 subiti. E come vi ho scritto sotto, il Lecce attualmente ha il peggior attacco e la peggior difesa della Serie A 24-25. A livello di gol, a livello, diciamo, realizzativo, affrontiamo la peggior squadra della Serie A in questo momento. Qui vi ho messo un dato un po' più specifico sui gol. I gol fatti, ragazzi, mi sono accorto solo adesso, sono sbagliati. Non sono 5, ma sono 3, quindi peggior attacco della Serie A. XG però sono 7,8, quindi Lecce avrebbe dovuto fare tra i 7 e gli 8 gol, invece ne ha fatti solo 3. A livello invece di gol subiti, presi 18, quindi peggior difesa, però a livello di XG subiti ne avrebbe dovuti subire 13, quindi ha una squadra che ha fatto 4 gol in meno rispetto a quello che ha prodotto. Ed è una squadra che ha preso 5 gol in più rispetto a quello che avrebbe dovuto subire. Quindi il Lecce sta overperformando in negativo, sia per i gol fatti che per i gol subiti. In trasferta, inoltre, il Lecce è la peggior squadra per rendimento, ha raccolto soltanto un punto e condivide questo primato col Venezia. Ben 0 gol fatti in trasferta finora e 6 i gol subiti. Quindi non solo affrontiamo la squadra peggiore della Serie A in questo momento, ma affrontiamo anche la squadra che in trasferta è la peggiore per rendimento. Quanto scommettiamo che domani fa nel primo gol? Perché queste sono le classiche situazioni che il Napoli sblocca sempre, ma magari con Conte non succede. Andiamo a vedere un po' di numeri. Questi sono i numeri, diciamo, più importanti per quanto riguarda la fase difensiva. E come potete vedere, parliamo di una squadra che dal punto di vista difensivo è molto carente, ha molte, diciamo, lacune. Non a caso hanno la peggior difesa. Sono la seconda squadra per tiri in porta subiti, ben 42 in 8 partite, quindi una media di 5 all'incirca tiri in porta a partita. Il prendere tanti gol ovviamente implica che tu subisci tanti attacchi, e se subisci tanti attacchi vuol dire che effettui tanti contrasti, e infatti sono terzi per contrasti fatti in Serie A, però noni per contrasti vinti. Quindi fanno tanti contrasti, ma non sono così alte le percentuali di contrasti vinti. Sono inoltre la squadra che effettua più contrasti nella tre quarti difensiva, quindi questo che vuol dire che stanno per la maggior parte del tempo nella loro tre quarti. Quindi, come potete vedere, sono tutti dati che vanno, che diciamo che si collegano, che vanno a sposare il fatto che la fase difensiva del Lecce è molto carente. Sono quarti per sfide contro dribblatori persi, quindi attenzione a Neres, attenzione a Kvara se dovesse giocare. Quindicesimi per falli commessi, quindi non sono così fallosi. Sesti per recuperi palla, però sappiamo che il Napoli è primo per recuperi palla. Comunque affrontiamo una squadra che sa il fatto suo sui recuperi. Settimi per duelli aerei persi, ben 120. E ragazzi, sono la seconda squadra a livello disciplinare che commette più espulsioni, ben 3. E l'ultima partita, persa 6-0, è stata figlia anche dell'espulsione di Gallo. Quindi, come potete ben vedere, a livello difensivo siamo di fronte a una squadra vulnerabile, attaccabile, con delle grandi lacune a livello difensivo.
E io aggiungo anche, ragazzi, una squadra che secondo me in questo momento sono molto fragili perché i risultati non arrivano. Sono reduci da uno 0-6 che a mio avviso ha minato molto le certezze che aveva il Lecce, ok? Secondo me è una di quelle classiche partite che se sblocchi poi la vai a vincere agevolmente perché di fronte c'è una squadra mentalmente fragile. I numeri offensivi invece sono questi qui. E come potete vedere sono comunque numeri buoni, sono decimi per tiri in porta fatti, però noi abbiamo visto all'inizio che hanno fatto soltanto 3 gol, sedicesimi per passaggi fatti, quindi non sono una squadra che adotta il tiki-taka, quindicesimi per precisione di passaggi completati, il 78,5%, quindicesimi per cross, quindi non fanno tantissimi cross. Ecco qui un dato importante, molto importante, sono noni per azioni che portano a un tiro, ed è un dato questo molto alto per una squadra come Lecce, però sono ultimi per azioni che portano al gol. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che Lecce tira, ma è molto impreciso, poco cinico. Non a caso, ragazzi, Krstović è il giocatore che effettua più tiri nella Serie A, però ha fatto solo 2 gol. Quindi questa è una conferma sul fatto che Lecce è sprecone. Ottavi per duelli aerei vinti, quindi abbastanza bene. Non hanno tirato rigori finora, attenzione. E sedicesimi per possesso palla, 46%. Quindi da un lato vediamo dei numeri difensivi che vanno a confermare quello che effettivamente si vede sul campo. Quindi una squadra che è molto lacunosa. I numeri offensivi però sono numeri tutto sommato buoni, positivi, che però non sono stati confermati sul campo, perché vi ripeto, il Lecce ha fatto soltanto 3 gol in 8 partite. Però queste, diciamo, sono statistiche che fanno pensare a una squadra magari che a livello offensivo è nella zona destra della classifica, però più tendente verso la metà classifica, ok? Creano, perché fare 191 azioni da tiro sono tante, però sono molto spregoni. Detto questo, la probabile formazione. Allora, questa dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo domani per il Lecce. 4-2-3-1 con Falcone in porta, difesa composta da sinistra verso destra da Dorgu, Gaspar, Baschirotto e Pelmard. Mediana composta da Pierre e Ramadani, tre quarti Rebic, Uden, Banda con avanti Krstović. Allora, non c'è Gallo, che è uno, diciamo, degli uomini più importanti del Lecce, è stato espulso contro la Fiorentina. Di conseguenza Dorgu molto probabilmente verrà arretrato sulla difesa, e questo secondo me può essere un vantaggio per noi, perché Dorgu a livello difensivo non è proprio il top del top. Dorgu è anche uno di quei nomi che è un po' in orbita Napoli dal punto di vista del mercato, perché comunque è un giocatore che non ha grandi doti difensive, però è molto giovane, 19 anni, ha un potenziale importantissimo, quindi attenzione. Diciamo, la loro catena sinistra secondo me è quella più pericolosa, però è, secondo me, è anche quella più vulnerabile. Il Napoli potrebbe magari trovare nella catena sinistra del Lecce un punto da attaccare. Io vi ho scritto qui attacco sulle fasce, perché secondo me il Lecce, quando cercherà di attaccare, perché io mi aspetto domani un Napoli con un atteggiamento sin dal primo minuto offensivo, mi aspetto un Napoli che faccia la partita, mi aspetto un Lecce che per la maggior parte del tempo sarà nella sua tre quarti difensiva per assorbire gli attacchi e magari ogni tanto provare un contropiede. E questo contropiede io me lo aspetto sulla nostra fascia destra, quindi catena Dorgu, Pierre e Rebic. Se torniamo alle parole di Conte, vedremo molto probabilmente un Politano che scala sulla linea dei difensori, quindi a fare questo 5-4-1 in fase di non possesso, perché il Lecce probabilmente attaccherà lungo le fasce. I giocatori più pericolosi sicuramente Krstović, che vi ho detto prima, il giocatore che tira di più in Serie A. Occhio anche a Gaspar, che è il giocatore che effettua più blocchi, e poi, come ho detto prima, occhio alla catena sinistra. Per me questi sono i giocatori pericolosi. Per quanto riguarda il Napoli, ragazzi, io ho messo qui quella che secondo me potrebbe essere una probabile formazione. Non ho letto le ultime news sulla formazione, perché ho voluto fare un ragionamento, ho voluto provare a dare la mia formazione. Allora, come ben sappiamo, martedì c'è Milan-Napoli. Piccola parentesi, i milanisti che si stanno lamentando, che stanno parlando dei poteri forti, del Palazzo Azzurro, perché Bologna-Milan è stata rinviata e quindi
Theo Hernandez e Reinders sconteranno la squalifica contro il Napoli. Ma quanto fanno ridere. Chiusa parentesi. Allora, c'è Milan-Napoli martedì, quindi penso che la partita con Lecce possa essere una partita dove può esserci del turnover. È anche vero che non giochiamo le coppe europee, quindi non c'è il fattore stanchezza, ok? Però 2 giorni di distanza da Milan-Napoli, ok? Quindi secondo me domani vedremo del turnover. Sarà turnover pesante come visto contro il Palermo? No, assolutamente no. Sarebbe secondo me un suicidio e sono convinto che non ci sarà perché Conte non è scemo. Io penso che potremmo aspettarci 3-4 cambi, come ho detto anche ieri. E secondo me il turnover potrebbe esserci in quei reparti dove c'è appunto la famosa competitività. In difesa io mi aspetto il ritorno di Meret perché Conte ci aveva detto nella conferenza pre-Empoli che Meret sarebbe tornato contro il Lecce, quindi me lo aspetto domani titolare, così come mi aspetto un ritorno da titolare per Olivera. Non escludo però che possa entrare a partita in corso Spinazzola. Mi aspetto un Buongiorno titolare perché ragazzi, Buongiorno è intoccabile, non lo puoi sostituire, è l'uomo che ha svoltato in positivo la squadra, quindi intoccabile, così come penso sia intoccabile Di Lorenzo. Domani, secondo me, potremmo aspettarci un Rafa Marina al posto di Rachmani. A centrocampo giocherà Gilmour, però vi dico, se ci fosse stato Lobotka disponibile, io avrei comunque detto Gilmour per il fatto della competitività in quel ruolo. Mezzali mi aspetto Anguissa e McTominay. Davanti mi aspetto Neres al posto di Kvara. Perché abbiamo capito che Neres oggi è più un ricambio di Kvara che per Politano. E poi davanti, ragazzi, secondo me una chance a Simeone Conte la dà, perché comunque Simeone contro l'Empoli è entrato benissimo. Il cambio di Lukaku contro l'Empoli a me ha fatto capire che Conte non guarda in faccia a nessuno. Quindi, secondo me domani Simeone potrebbe partire dal primo minuto. Simeone ti può dare qualche alternativa in più rispetto a Lukaku, può darti per esempio l'attacco alla profondità. Quindi io domani ragazzi 3-4 cambi me li posso anche aspettare. C'è la possibilità che Conte confermi tutti gli 11 come ha fatto finora? Sì, perché comunque in conferenza Conte ha detto perché dovrei fare il turnover. Io però rimango dell'idea che quella fosse un po' una frase strategica, fosse una frase, diciamo, per fare pretattica. Secondo me Conte qualcosa cambierà, perché io penso che allora, Napoli-Lecce è una partita fondamentale. La partita importante è quella di domani, poi le altre si pensa dopo aver giocato la partita di domani. Detto questo, però, io penso che qualche discorso prospettico, qualche discorso in programmazione per il prossimo turno si debba fare. Quindi io del turnover me l'aspetto. Magari ditemi nei commenti voi cosa ne pensate. Secondo voi Conte domani confermerà il blocco degli 11 titolari o vedremo effettivamente anche dal vostro punto di vista del turnover? Quindi detto questo ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo ragazzi, voglio fare un pronostico. Mi aspetto, come ho detto nel video, un atteggiamento migliore rispetto all'Empoli. Mi aspetto un Napoli che sin dal primo minuto faccia la partita, perché comunque giochi in casa contro il Lecce. Mi aspetto allo stesso tempo però una partita difficile, non mi aspetto la goleada, ragazzi. Però mi aspetto un Napoli che porta avanti la partita in maniera agevole, senza troppi rischi. Quindi io dico 2-0. Ecco, secondo me il Napoli domani fa 2-0 e segnano Davi Neres e McTominay. Perché ragazzi, ce l'ho al fantacalcio e mi serve. Perché dopo che mi hanno ucciso Zapata, non ho più nessuno che segna a parte Retegui. Quindi mi serve un gol di McTominay. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di venerdì. Noi ci vediamo domani con il post partita di Napoli-Lecce. E sempre e comunque, forza Napoli!